Amiche e amici bianconeri, buongiorno e bentrovati qui sul canale, martedì 14 maggio, qui di primo mattino per un contenuto col quale voglio argomentare su diverse situazioni che stiamo vivendo, che sto leggendo e che evidentemente continuano a non mettere d'accordo molti. Prima di sviluppare il tutto, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, auspicando che questa possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, intanto partiamo con il concetto del cerino in mano, perché leggo ancora oggi situazioni paradossali, ovvero che Thiago Motta, colui che è stato indicato dai più e anche dal sottoscritto come il prossimo allenatore della Juventus, starebbe valutando la propria posizione se accettare il proseguimento di un contratto con il Bologna e quindi di andare avanti nella sua avventura o prendere in esame altre situazioni. Bene, io vorrei che fosse chiaro una cosa. La Juventus ha deciso di cambiare allenatore ancora 3-4 mesi fa. Ok? Io vi ho sempre detto, lato mio, che la sensazione era che la Juventus avrebbe cambiato, in fondo alla stagione, a prescindere da come sarebbero andate le cose, la guida tecnica, ovvero Massimiliano Allegri. Poi è inevitabile che si cerca sempre di sondare il terreno, si arrivano a delle informazioni che a volte sono in contrasto con quelle che tu hai recepito precedentemente. Ad esempio, il discorso relativo a Thiago Motta mi risulta ormai come davvero l'unico allenatore realmente sondato dalla Juventus e ve l'ho riportato più volte qui su questo canale, che mi risulta anche da Sponda Bologna che l'accordo tra la Juventus e Thiago Motta sia stato fondamentalmente trovato. Mancano le firme, finché non ci sono le firme tutto può saltare, ma quando io leggo quotidiani che riportano che Thiago Motta nelle prossime settimane si incontrerà con il Bologna e lì deciderà se proseguire o meno il proprio rapporto con la società felsinea, beh, io sorrido, perché è evidente che la Juventus non può attendere le prossime settimane. Ora siamo giunti all'epilogo della stagione, la Juventus è matematicamente in Champions, il Bologna idem con patate. È evidente che nei prossimi giorni, ora ci sarà la finale di Coppa Italia, della quale sono molto, ma molto preoccupato, non ve lo nego. E poi la Juventus annuncerà la separazione da Massimiliano Allegri. Non esiste possibilità che Massimiliano Allegri possa essere ancora l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, anche se c'è ancora un anno di contratto in essere e quindi teoricamente lui è ancora l'allenatore della Juventus. Potrebbe essere ancora l'allenatore della Juventus. Però mi spingo a dirvi questo perché tutto va nella direzione della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Ed è evidente che Cristiano Giuntoli, che non è stato chiamato per fare il burattino o per fare il signor sì signore alla Juventus con un contratto quinquennale, è stato insignito della carica e della diciamo facoltà di costruire o meglio ricostruire una Juventus competitiva, ma come vi dicevo nei giorni scorsi, sostenibile. Per fare questo si parte con la guida tecnica per poter ricostruire e Cristiano Giuntoli evidentemente ha ottenuto ampie garanzie dal prossimo tecnico della Juve. Pertanto a noi ancora non è data a conoscere l'ufficialità dell'operazione, ma stiamo certi che la Juventus non resterà con il cerino in mano, perché qualora Thiago Motta realmente fosse, come qualcuno paventa, indirizzato altrove e non alla Juve, non voglio dire che rimanga al Bologna, ma comunque non dovesse arrivare alla Juve, la Juve evidentemente sotto traccia, senza che nessuno dei giornalisti, nessuno degli opinionisti sia arrivato alla notizia vera, ha mosso i propri passi su un altro profilo che non può che essere voluto dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, perché non esiste che, qualora nei prossimi giorni Thiago Motta dovesse rispondere picche alla parola data, all'accordo trovato con la Juventus, ecco, la Juventus stessa si troverebbe con Allegri in uscita, ma senza un allenatore. Quindi questo vorrei che fosse chiaro a tutti. Dopodiché c'è un altro concetto, ci sono le parole di Adrien Rabiot che debbono suonare un pochino come un campanellino d'allarme, altro che campanellino d'allarme, e sono parole che lasciano intendere che evidentemente anche per lui alla Juventus sia arrivato il capolinea. È evidente che nel suo racconto c'è tanta, tanta incertezza, tanta insicurezza in seno al gruppo squadra. I risultati sul campo sono la massima espressione di quello che
le sue parole ci hanno confermato ieri nel post partita, o meglio l'altro ieri nel post partita, e in aggiunta ci sono altre situazioni che voglio sviluppare con voi relative alle polemiche che si propinano costantemente ogni qualvolta si tende a muovere una critica che sia alla Juventus, giustamente alla Juventus, o a volte nei singoli al giocatore o all'allenatore Allegri. Perché è diventata insopportabile questa situazione e auspico quanto prima alla fine di questa stagione il cambio della guida tecnica, un bel ripulisti per poter cominciare a ripartire e concedere a chi sarà il nuovo allenatore, al nuovo gruppo squadra, la possibilità di cercare di costruire qualcosa e di non essere attaccati immediatamente con inutili polemiche, con inutili attacchi, perché per ricostruire dovremo ripartire ancora una volta, per la 20ª volta, da zero. Le polemiche perché sono diventate stucchevoli? Perché qui non si può nemmeno più criticare la situazione di una squadra che da 4 mesi a questa parte sta facendo ribrezzo, sta facendo letteralmente vergognare il tifoso bianconero, facendosi ridere dietro in campo, facendosi mettere sotto da qualunque squadra venga affrontata, dimostrando sicuramente scarsa personalità, sicuramente un atteggiamento alquanto discutibile. E a fronte della penuria e della pochezza mostrata, non si può nemmeno muovere la critica sulle scelte dell'allenatore, cioè di giocatori che sono ormai obsoleti, giocatori che sono ormai finiti, che sono con la testa evidentemente altrove, o altri che, pur avendo la testa magari lì, esibiscono performance di uno scadente, ma sempre più scadente non si può, e nonostante questo sono costantemente messi al centro del progetto, titolari in tutte le partite. E allora mi sono permesso di prendere difese di un ragazzo che tra l'altro reputo un ragazzo squisito, quantomeno come persona. Poi come calciatore ci sono i saccenti, i saputoni che lo hanno già battezzato come giocatore che al massimo può fare la cadetteria, e mi riferisco ad Hans Nicolussi Caviglia. Io non sono di quell'avviso, perché mi sono permesso di scrivere sul mio profilo social Twitter, X per correttezza, che la scelta di non mettere in campo Hans Nicolussi Caviglia nella sfida con la Salernitana, penso che sia la chiara scelta di non vedere, che non lo vedremo in campo nemmeno nella finale contro l'Atalanta di Coppa Italia, laddove Locatelli è squalificato. E se, come in tanti mi hanno scritto, Nicolussi Caviglia è un giocatore che al massimo può fare la cadetteria, mi sono permesso di rispondere: questo Locatelli, il Locatelli di questa stagione, al massimo che categoria, in che categoria potrebbe giocare? Perché ragazzi, io capisco tutto, accetto tutto, non voglio dire che con Nicolussi Caviglia o Ealing Junior sarebbero stati la panacea ai mali della Juventus, ma se abbiamo avuto un Kostic totalmente insufficiente per tutta la stagione, abbiamo avuto un Locatelli altamente scadente per tutta la stagione, perché non concedere delle chance ripetute e continuate con fiducia a giocatori come Caviglia e come Samuel Ealing Junior, senza poi dimenticare che molto spesso certi giocatori vengono adattati a ruoli che non sarebbero i loro ruoli naturali. Però ci permettiamo di poter criticare con Nicolussi Caviglia perché è un giocatore che al massimo può fare la categoria, Ealing Junior che non è un giocatore alla testa Juve, ma invece i Kostic, i Locatelli, per non parlare dell'ultimo McKennie, per non parlare di tanti giocatori che hanno altamente deluso nel corso di questa seconda parte di stagione, di un girone di ritorno che è indegno di poter essere accostato al nome Juventus. Ecco, lì non si possono criticare, lì le scelte sono sempre state corrette perché la pochezza dei giocatori è quella, quindi la colpa non è dell'allenatore, la colpa è dei giocatori. No, le colpe sono di tutti, ma se è vero che loro hanno offerto prestazioni, esibito performance di uno scadente, che definire scadente è un insulto alla scadenza, beh, non capisco perché non siano potute essere date delle opportunità a gente come Alcaraz, che è un giocatore che mi è stato riferito ad Allegri non piace, che Allegri non voleva perché avrebbe voluto Jack Bonaventura, che allora mi sa tanto di ripicca per far capire che fin tanto che c'è lui decide e comanda lui, e allora giocatori che gli erano invisi non sono stati scelti. Ma in una partita come la Salernitana, un giocatore come Alcaraz, che probabilmente non ti avrebbe risolto tutti i tuoi mali, non tutti i tuoi problemi, poteva essere il giocatore che per gamba, per voglia di mettersi in luce, forse poteva darti quel qualcosa in più che altri cadaveri, mi viene da definirli così, scusate il termine, invece non ti hanno dato. Ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao.